Pop art è un termine che deriva dall'inglese out of place artifacts, manufatti fuori dal posto. Sono reperti archeologici e paleontologici che si trovano un po' dappertutto e che secondo le attuali conoscenze non dovrebbero esistere, poiché inseriti in un contesto storico in cui l'uomo non poteva disporne. Di seguito vedremo alcuni tra i più rappresentativi reperti definiti a tutt'oggi Pop Art. Una delle leggende più sconcertanti degli aborigeni australiani è quella dei Wandina, esseri spirituali supremi e creatori della terra e dell'umanità. L'arte figurativa più interessante dipinta sulle rocce e nelle grotte è il modo in cui hanno rappresentato i Wandina, volti bianchi, privi di bocca, grandi occhi neri e una testa circondata da un'aureola o da una sorta di elmo. Queste pitture rupestri che rappresentano i Wandinas sono la prova di visitatori provenienti da altri mondi che hanno interagito con umani primitivi? Nel 1938 il dottor Andreas Lommel, membro del Frobenius Institute, visse per diversi mesi nella parte nord-occidentale dell'Australia con una tribù aborigena chiamata Unambal, una cultura che esiste, secondo la storia ufficiale, da almeno 60.000 anni. Durante questo periodo Lommel osservò e fotografò la vita quotidiana di questi cacciatori-raccoglitori. Tuttavia, ciò che più ha catturato l'attenzione del ricercatore è stata la scoperta di una grotta considerata sacra dagli aborigeni. Rappresentava l'enigmatica Wandina, alcune pitture rupestri di esseri mitologici associati alla creazione del mondo. Kimberley è l'unico posto al mondo in cui questi strani esseri sono stati rappresentati. Secondo i ricercatori, queste pitture rupestri sono molto antiche, proprio come la cultura aborigena che le ha create. Ciò che sembra essere più interessante è lo stile usato dagli aborigeni per rappresentare questi enigmatici esseri divini. I pittogrammi hanno una netta somiglianza con l'immagine stereotipata di un alieno, un grigio per l'esattezza. Proprio per questo motivo sono in molti a chiedersi perché gli aborigeni abbiano dipinto i Wandina in questo modo. Perché gli occhi sono sempre dipinti in modo così sproporzionato rispetto al viso e al naso? E perché non tutti questi esseri hanno una bocca? Le immagini dei Wandina sono molto sorprendenti, ma ciò che è davvero affascinante è la tradizione orale che viene trasmessa di generazione in generazione. Gli aborigeni vedono la terra come il grande serpente Ungut. La Via Lattea sembra un altro serpente, chiamato Walanganda. Questi due serpenti hanno dato origine alla creazione di tutte le creature che vivono sulla terra, compresi gli spiriti ancestrali delle popolazioni indigene, così come i Wandina, che hanno portato pioggia e fertilità. Nella mitologia aborigena si dice che i Wandina siano gli spiriti o dei che vissero durante il periodo della creazione. Dopo che i Wandina furono creati, discesero sulla terra dal cielo al tempo dei sogni e viaggiarono in tutta la regione. Secondo l'artista Moanium Mabel King, durante il Lai Lai, il tempo della creazione o dei sogni, Walungunder, il grande capo Wandina, venne dalla Via Lattea per creare la terra e tutti i suoi abitanti.
I dipinti hanno ricevuto ogni sorta di interpretazione, dalla rappresentazione di esseri umani stilizzati o anche gufi, fino ad arrivare ai teorici dagli antichi astronauti, secondo i quali i Wandina sarebbero antichi viaggiatori non terrestri discesi sulla Terra nella notte dei tempi. Sono in molti a credere che gli extraterrestri abbiano avuto un ruolo diretto nella creazione del mondo e le leggende degli aborigeni narrano di eventi davvero molto simili. Proprio per questa ragione sono in molti a chiedersi come mai gli aborigeni abbiano dipinto i Wandina in questo modo. Perché hanno la pelle bianca se l'artista voleva rappresentare un altro aborigeno di pelle nera? I pittogrammi usano colori come il nero, il rosso, il giallo su uno sfondo bianco, a volte soli, altri in gruppo, con disposizioni diverse e assieme e a altri oggetti o figure come il serpente arcobaleno. Le teste dei Wandina presentano linee o blocchi di colore e gli aborigeni sono convinti, ancora oggi, che queste immagini siano in grado di punire chi infrange le leggi. Ivana Malpede, ricercatrice che ha trascorso 10 anni in Oceania, in un'intervista rilasciata ad Alfredo Lissoni, dichiara: «Wandina sono gli dei che rappresentavano l'universo e che hanno lasciato molti racconti e tradizioni orali legati a particolari stelle, come Beta e le Pleiadi». Secondo le tradizioni locali, i Wandina, termine che significa «il tutto», vissero in un tempo detto dei genitori. Un'era in cui alcuni di questi dei, descritti come esseri umani giganteschi e senza bocca, con la testa raggiata e gli occhi neri, insegnarono le leggi agli uomini. Secondo la tradizione, i Wandina erano in grado di cambiare forma a piacimento. Ora poteva essere un Wandina, ora un essere umano, ora un animale. Inoltre, quando questi misteriosi visitatori lasciarono il pianeta, si divisero in due gruppi. Un gruppo si nascose nelle viscere della Terra, l'altro gruppo invece tornò nel cielo. Gli aborigeni, degni della più avanzata teoria della cospirazione aliena, affermano che, anche dopo la loro dipartita, i Wandina continuano a controllare tutto ciò che accade sulla Terra, nel cielo e nel mare. Oggi le tribù aborigene Warora, Ngarinin e Wunumbul ancora venerano i Wandina e solo ad alcuni individui è dato il permesso di dipingerli. Come le storie segrete su di essi sono conosciute solo dagli sciamani. Naturalmente i disegni sono soggetti ad interpretazioni che in qualsiasi modo vengono esplicati, spiegazioni oggettive sono di difficile formulazione. Perciò il mistero di cosa realmente rappresentino queste figure rimane ancora insoluto. Ci sono misteri destinati a perdurare nel tempo. Ci sono interrogativi che affascinano, ma rimangono lì, imperturbabili, ad alimentare i tanti dubbi e le nostre poche certezze. È il caso della cosiddetta fortezza di Porbazin, in Siberia, una struttura imponente della quale si sa ancora molto poco. Si tratta di un enigma che gli esperti, dopo oltre 100 anni dalla scoperta del sito archeologico, non sono riusciti a risolvere. È la destinazione delle rovine a renderli tanto perplessi. In sostanza, a cosa serviva questa costruzione posta sull'isola del lago Terekol nella Repubblica Russa di Tuva, lungo il confine con la Mongolia? Era una prigione? Una residenza estiva? Un osservatorio astronomico? Vista dall'alto, risulta chiaramente una struttura quadrata e regolare, le cui mura potevano contenere una prigione speciale, appunto una fortezza. Gli archeologi però sono propensi ad ipotizzare altri utilizzi, forse un monastero, la più accreditata,
Sull'argomento si procede quindi secondo mere supposizioni, più o meno veritiere. Il nome Porbazin, per esempio, si traduce dalla lingua tuva e significa casa d'argilla. Gli scavi suggeriscono che il complesso sia stato costruito nell'VIII secolo d.C., prima con funzione di palazzo e in seguito convertito a monastero. La costruzione fu distrutta prima da un terremoto e poi da un incendio, dando origine a quell'aura surreale che ancora oggi permane. Nel 1891 il sito fu esplorato per la prima volta, ma non vennero effettuati scavi archeologici fino al 1957. È solo nel periodo attorno al 2007 che gli studi sono stati approfonditi, nel vero senso del concetto. Le varie lacune degli esperti permettono, tuttavia, di far risalire la costruzione al 757 d.C. Si tratta di un complesso che nel particolare ricopre una superficie di circa 35.000 metri quadrati. Le mura esterne raggiungono i 12 metri di altezza e contengono oltre 30 edifici aventi una struttura centrale realizzata in due parti, collegate fra loro da un passaggio coperto. Quello che lascia sgomenti è l'esiguo numero di manufatti recuperati in una zona così estesa. Inoltre, ci troviamo a 2300 metri sul livello del mare, quindi in una zona caratterizzata da temperature rigidissime. Possibile che non siano state rinvenute tracce di camini, focolari o rudimentali prototipi di riscaldamento? Porbazin sembra essere stata abbandonata solo dopo un breve periodo di utilizzo, in quel lago remoto alla periferia di quello che era conosciuto come l'impero nomade degli Uigur. Lontana ed isolata da ogni tipo di rotta commerciale, è plausibile pensare che la fortezza abbia avuto un ruolo soltanto a carattere rituale. In perfetto stile cinese, la costruzione non possiede al suo interno palazzi di carattere religioso. Inoltre, essa sembra un monastero buddista, ma è noto che gli Uigur fossero musulmani. Il clima rigido e l'instabilità politica potrebbero essere alla base dell'abbandono di questa costruzione, realizzata con l'ausilio di un dispendio notevole di risorse, sia economiche che umane. Perché darsi tanta pena, verrebbe da chiedersi, se subito dopo è stata lasciata andare in rovina? Il palazzo potrebbe anche essere stato la residenza estiva del sovrano, convertito in un monastero manicheo in seguito al danneggiamento di un terremoto. Alla morte del monarca e con l'abolizione del manicheismo, il monastero venne abbandonato e forse il ragionamento è credibile. Comunque, queste domande sono al centro del lavoro della Porbazin Cultural Foundation, un'associazione culturale nata con lo scopo di continuare le indagini archeologiche sull'isola. Si tratta di un'impresa non facile, dato che gli scavi di Porbazin si trovano ad una scala quasi sconosciuta all'archeologia moderna. Gli archeologi hanno rinvenuto delle tavolette di argilla di piedi umani e di disegni colorati sbiaditi sull'intonaco delle pareti. Hanno riscontrato enormi ingressi nelle mura e frammenti di legna bruciata. Tuttavia, niente ha ancora fornito una risposta definitiva sul perché la struttura sia stata costruita. Buona parte dell'interessamento al sito si deve a Sergei Shoigu, ministro russo per le emergenze e unico nativo di Tuva nel Consiglio dei Ministri. Le forze militari del suo ministero hanno dato ampio supporto logistico allo scavo, con la costruzione delle infrastrutture per collegare il sito alla riva del lago. Il mistero di queste rovine comunque rimane. Soltanto l'avvento di tecnologie più sofisticate potrà in futuro soddisfare la nostra curiosità. Secondo i buddhisti, l'universo è costituito da tre aree principali,
ognuna di loro, a sua volta, è divisa in diversi mondi, tra cui il cielo della crescita, dove vivono piccoli esseri meglio conosciuti come Kumbandi. Secondo una descrizione, questi esseri sarebbero molto simili alle fate europee riportate in numerose antiche leggende. Sono molti i racconti che parlano di fate, piccole creature umanoidi dotate di eccezionali poteri paranormali, grazie ai quali aiutano periodicamente gli esseri umani in qualità di custodi delle foreste. Le prime immagini delle creature sono apparse all'epoca vittoriana. Inoltre, in questi vecchi racconti, le fate venivano descritte dall'aspetto molto più simile a un troll. Recentemente si è scoperto che questi esseri sono esistiti realmente in un passato ricco di leggende e racconti fantasiosi. Tale ipotesi apparentemente assurda potrebbe essere avvalorata da una strana scoperta avvenuta in un tempio buddista di Wat Prapang Muni, dove sono custodite delle mummie che potrebbero appartenere al Kumbandi, una creatura dal corpo traslucido da cui si sprigiona una luce verdastra. Queste creature sarebbero in grado di spostarsi attraverso l'aria avvalendosi di una forza sconosciuta. Inoltre, se necessario, questi esseri possono diventare completamente trasparenti e invisibili. In una regione della Thailandia si nasconde tra le fitte foreste il tempio di Wat Prapang Muni, che per secoli ha custodito le reliquie buddiste più importanti, tra cui quelle dei Kumband, con il loro corpo mummificato, che nei tempi moderni sono stati collocati in una teca di vetro, insieme a una grande varietà di gioielli e dipinti. Il locale che custodisce queste reliquie è interdetto ai turisti, che senza un permesso speciale non possono accedere nel piccolo santuario. Le mummie sembrano appartenere a piccole creature munite di strane teste, molto simili a un bocciolo di fiore. Sui volti di queste creature, che sono perfettamente conservate, si possono notare degli occhi, una specie di bocca e un naso virtualmente indistinguibile da quello umano. Le analisi ai raggi X hanno mostrato che le mummie erano completamente strutturate da uno scheletro assolutamente identico a quello umano, anche se molto più piccolo. Inoltre, alcuni esperti hanno scoperto nell'interno i loro organi, o meglio ciò che è rimasto di loro, come i denti e la lingua. Gli scettici sostengono che queste fate sono il risultato di una rara mutazione genetica o la nascita prematura di un bambino umano. Tuttavia, gli scheletri delle mummie buddiste dimostrano che esse si erano completamente formate, per cui si può tranquillamente affermare che le creature avevano raggiunto un'età adulta. Un particolare molto interessante e inspiegabile allo stesso tempo è la presenza nel corpo delle mummie di un tessuto associabile a delle piante sconosciute, un'anomalia che non può essere spiegata dalle leggi della biologia. Naturalmente, in mancanza di altre analisi specifiche, è difficile esprimere un'opinione al riguardo. Sarebbe interessante che i custodi di questi esseri permettano l'esame al carbonio 14 e quello del DNA. Sfortunatamente, sembra che la scienza non sia molto interessata ad approfondire il caso.